canzone d'amore ad aver. Scusa, togli la mascherina, che è meglio. Togli la mascherina. Allora, ma posso? Prego. È una canzone d'amore ad aver, fatta sta terra che è una quasi, è una scicchiata di primavera, sta vecchia rete non vota mri. Questa città non ama cantare, che tanto amore barbe in cor. Bene, avrete capito, siamo a Bari, esattamente al Vincotto. Finalmente sono andato a un concerto, dopo tanto tempo. Franco Di Giglio, ciao. Una canzone straordinaria dedicata alla città di Bari, e Chicca Frisini, la madre di Esposito, poliziotto della fiction, le indagini di Lolita. Bel, mia figlia. Esposito. Pardon, mi faccio un po' più avanti. Allora, sì, ricordiamo al pubblico che ci segue da casa che questi signori sono protagonisti di una serie di fiction, di sitcom. Quella più nota è quella che senz'altro oltre 1 milione di telespettatori avranno visto in media negli anni precedenti. Anzi, adesso le mandano anche in replica, quindi è una di queste. Ci sono. Ufficiale giudiziario e tante altre cose. Diciamo che è stata la prima fiction fatta a livello popolare dove abbiamo avuto un successo che se me l'avessero detto prima ci avessi detto è vero. Ecco, lui era il nonno, ecco perché parlava di figlia, lei era la figlia. Chicca papà, a quando si mangia? Oggi avete capito, è una puntata particolare, una puntata abbastanza frizzante. Potete togliere le mascherine, avete già tolto. Già incominciamo col vino. Chi c'è qua? Oh, no, mi sono spaventato. Prego, venga. Siamo col titolare. Lei è il titolare o uno dei... come funziona qua? La banca è la titolare, ho 30 anni di mutuo, quindi adesso io la banca. Il mutuo. Allora, intanto do il benvenuto personalmente in trasmissione, nel piatto e servito, a Mirko. Benvenuti a voi. Grazie. Grazie di averci onorato la vostra presenza. Comincio dalla signora. Grazie. Il Galateo vuole questa, anche se è la più piccola, la figlia. Ricordiamo dove siamo. Siamo a Vincotto Salumi e Cucina. Siamo in via Omodeo, nei pressi della Ferrari. Sì. Bene. Mirko, a me, Umir. Senti, Mirko. Sì. Visto che Vincotto, le cartellate le fate col Vincotto? Allora, Vincotto è il mio cognome. È il Vincotto il suo cognome. Quindi tu sei una cartellata. Io sono una cartellata. E noi facciamo il Vincotto. Ah, perfetto. Che cosa ci fai? Ho scelto una cantina a voi molto conosciuta. Sì. Cellino San Marco. Vi dice niente? Albano Carisi. Salutiamo. Albano, un caro saluto al nostro amico Albano. Ho scelto un IGP Salento chiamato Don Carmelo in onore del padre. Chissà che cosa ci proporrai oggi. Chissà che cosa... Vabbè, adesso... Non voglio spoilerar nulla. Arriva presto. Va bene, allora, nel frattempo noi colloquiamo in questo format nuovo. Allora, in questo format nuovo, prego. Io volevo dire, già che ci stiamo, facciamo un brindisi al posto in cui siamo. Certo. Sia che mangiamo a bere qualche cosa. Se non mangio qualcosa, come faccio a bere? Tu sei capace a bere senza mangiare? Il prepitivo lo faccio sempre. Il che? Il prepitivo? Il brindo al prepitivo. No, vabbè, il figlio, il papà muto, la figlia. Ho capito, questa è una cosa. Va bene. Come state innanzitutto? Parto dalla certamente, signora. Sì, certo. Come stai? Io ho esaurito. Esaurita? Ma vado avanti. Giuro, esaurita, ma vado avanti. Perché? Piena di? Problemi? No? Ti vedo un po'. Eppure ti ho vista in grande forma nella fiction quando è andata in onda. Ma lì facevo l'attrice. Facevi l'attrice.
Ah, ma perché? Chi sei proprio esaurita? Ah, perché le attrici quindi non si, cioè, sdoppiano. Non, cioè, non scoppiano. Si sdoppiano. Ah, si sdoppiano, scoppiano. Che lasciano, credo, i problemi a casa. E lasciano i problemi a casa. Ah, bene, bene. Quindi in questa fiction, ma tu hai parlato del dialetto per caso del barese in quella? Sì, io qualche battuta l'ho buttata. Qualcosa ho visto. Sì, 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 sì. Però, no, vabbè, è stata una bella esperienza. Ma era più il barese tuo o il barese? No, il mio modo Ranieri? Di parlare. Ah, il tuo modo. Il modo di parlare della Ranieri, diciamo che è stato un po' scimmiottato, però ragazzi, è stato bello, è stata una bella fiction. Poi la fotografia di Bari è stata meravigliosa. È stata meravigliosa, poi con degli ascolti incredibili. Incredibili, però, sì. Pensavo, a noi fa piacere perché tra l'altro ricordiamo che in questa fiction che ha fatto numeri spaventosi c'è stata la presenza di una nostra amica, che non è, voglio dire, non è una cosa da poco. È stata una bella esperienza. Bene, complimenti, complimenti, Chicca. E tu, come stai? Come stai? La verità, c'è una cosa da dire che è molto importante. Sì. Prima di tutto, come sto? Certo. Affamato. Ah, cioè, vi trovate proprio... Cioè, però voglio dire una cosa, non è piaggeria, te lo dico col cuore, perché io ti devo ringraziare. A me? Sì, che ha fatto? Che sta cercando di mantenere vivo il mondo dello spettacolo in questa pandemia, dove veramente, se non ci fossi stato tu a creare almeno questi incontri, credo che saremmo stati dimenticati proprio da tutti, nel senso che chi ci ha dimenticato sono coloro che dovevano invece cercare di mantenere la cultura a Bari. È l'unico che si sta dando da fare è Vito Diomede, e io col cuore ti ringrazio. È troppo buono. Non è una piaggeria, è una realtà, perché è l'unico che sta facendo qualcosa per mantenere questa unione fra noi attori, sei tu. Grazie. A me dispiace non potervi invitare più al teatro. E non sei il solo, perché neanche noi possiamo invitarti al teatro. Perché noi abbiamo i lavori. Certo, abbiamo i lavori sulla scrivania, capito? Pronti? E come hai ben detto, come facciamo noi che non siamo titolari di teatro, non abbiamo nessun buco, ad affittare il teatro, a pagare gli attori, a pagare la SIAE, a pagare la pubblicità, i contributi, all'Empaz, i contributi. Certo. E niente, puoi mettere 40-50 persone, date la mascia per certo, della serie, che quelle persone il biglietto minimo glielo devi fare 100 euro. Perché se lo fai, quando lo fai a 15 si incazzano. Sì, come si fa? Purtroppo. Intanto speriamo che di superare questo periodaccio. Preferirei non parlare proprio di questo. Lasciamo perdere. Siamo piccoli. Io ti posso dire che non mi fido più di nessuno. Non ti fidi più di nessuno? Ah, vabbè. Nemmeno di me. Io invece... Sì, no, di queste cose. No, di te ci fidiamo, e come? Allora, perdonatemi. Cosa è arrivato? Allora, vi ho portato una novità a carattere nazionale. Si chiama Salushi. Salushi, perché Salushi? È una rievocazione del sushi, però fatto con i salumi, senza pesce. Ah. È un'idea che è venuta a me perché detesto il pesce crudo, soprattutto il sushi, e quindi come me tante persone ho voluto abbracciare appunto questa cerchia di persone che non amano il pesce crudo, e quindi il salushi è una stesa di riso con dei salumi e delle fondute create da noi, di caciocavallo, fonduta di capra, fonduta di formaggi vaccini, rigorosamente italiani. Quindi abbiamo le eccellenze gastronomiche, che ne so, la finocchiona toscana IGP, la porchetta che è preparata da noi nel nostro forno. Ragazzo, è preparata. La finocchiona toscana IGP. Sì. Ma deve essere proprio una bonanza. Con queste si mangia? Le bacchette, proprio, le bacchette sono torinesi, quindi grissini torinesi, che vanno a rievocare un attimino le bacchette sono grissini, tutto come grissini. Come fai così? Dovete usare le posate o fare con le mani, come si mangia il pesce crudo a Bari, con i diti, come dice Quante porzioni sono, ci hai portato? Arrivano gli altri, perché avevo solo due mani. E, dicevo, il valore aggiunto è appunto il carciofino della mamma, semisecco della mamma, i funghetti fatti da noi. Mentre il nostro regista ci sta già facendo l'inquadratura. Magari li mettiamo qua. Si è aperto lo stomaco. Non ti preoccupare. No, ve li lascio. Nel senso che il regista l'aveva...
Cioè, tu non puoi, non puoi passare da sotto il naso di Franco Del Giglio e mangiare. No, non sarà, non sarà facilissimo a approcciarti con questa innovazione. Nonno, cosa, nonno, scusami. In tema, di, in tema culinario, cioè dire salucci anziché dire... Salute. No, io mi approccio. Ti approccio uguale? Come no che mi approccio? Dai, chiami, come li fai tu sarà meraviglioso. Grazie. Ma come ci fai a mangiare noi è ancora meglio. Va bene. Va allora. Bene, buon proseguimento. Faccia. Sì. Grazie. Nel frattempo arrivano gli altri perché chiaramente loro inizieranno... Senti, allora, io voglio assaggiare il carciofino della nonna. Signori, siamo su bar, ricordiamo che siamo su bar. Il carciofino della nonna col grissino, essendo live, Madonna, è normale, vedi, che si... Vedi, si è rotto, come devo mangiare? Chiami come si fa? Ehi, che chiami come si fa? No, pezzo unico, Madonna. Mentre, la bocca è un forno, mentre non è loro una si bocca. Divertono. Buonissimi, davvero buonissimi. Buoni. Very good. Una cosa eccezionale, davvero buoni. Eccezionale. L'abbia cultata, il tempo... Scorre velocemente. Molto lo dico. Voglio ricordare al pubblico che ci segue da casa che non saremo solo presenti in questa puntata, poi più in là noi sicuramente torneremo a trovare il nostro buon Mirko del Vincotto, perché ci saranno altri amici che ci raggiungeranno. Beh, adesso, io un brindisi lo farei. Adesso allora, alla salute di tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo e in maggior parte, nella maggior parte al Vincotto. Certo, che ci ospita a Bari, ricordo. Siamo in via Omodeo 53 per la precisione. Ah, Vito, è questo vino che cos'è? Mamma mia, buonissimo il questo vino. Questo è veramente buono, eh? Io sono astemia, se incomincio a dare i numeri non è colpa mia. Ma veramente buono, vabbè. Allora, dove sei arrivato tu? Dove sei arrivato? No, l'ho assaggiato. Dove sei arrivato? Ok. Ma... veramente sono... Senti, ma quanto ti manca? Quanto ti manca fare televisione? Stai facendo televisione adesso? Diciamo no. Di meno, perché meno. Le produzioni sono veramente poche, pochissime, e io me ne sto accorgendo. Io ti posso rispondere che in questo momento, per quanto riguarda questa pandemia, sono ammalato. Mi manca il teatro, mi manca lo spettacolo, mi manca la televisione. E per uno come me, che ha festeggiato, e credimi, ha festeggiato i 61 anni di vita teatrale, artistica e come cantante, sto ammalato. Mi manca. Io credo che io sto invecchiando adesso. Va bene, adesso dobbiamo fermarci perché è tassativa la pubblicità. Pubblicità. Ecco. Ci vediamo e tra noi poco. Mangiamo. E noi mangiamo. Mentre va la pubblicità. Ci mangiamo. Vediamo tra poco. Non andate via. Voi state anche mangiando, mangiamo anche noi. Insieme a voi. Ok, a tra poco. Buon appetito. Il piatto è... Servito. Servito. Eccoci qua, nuovamente rientrati con la seconda parte del piatto è servito di quest'oggi con due amici fantastici. Al mio fianco abbiamo Chicca Frisini e Franco De Giglio. Qual è il tuo rapporto con la cucina? Io la amo. Io cucino di tutto di più. Sì? Raccontaci, che cosa ti piace? Tutto. Hai tutto. Per caso uno schema che segui, un calendario ogni giorno? No. Cioè sei una di quelle che praticamente il lunedì faccio questo e il martedì No. Io ogni giorno apro la dispensa, il frigorifero, quello che c'è invento, cucino. Poi chiaramente faccio quelle che sono le solite cucine tradizionali, per amor di Dio, però mi piace variare. Ma hai un piatto in particolar modo che piace ai tuoi figli? Che tu allora, fai... i miei figli impazziscono per patate, riso e cozze. Lino e Vanessa, riso, patate, riso e cozze, perché li faccio veramente... Ah, a proposito, mi hai fatto ricordare una cosa. Ma si dice, qual è il patate, riso e cozze o riso, patate e cozze? Patate, riso e cozze. Ah, patate, riso e cozze. Rispatene e cozze. Ah, vedi, lui dice un'altra cosa, rispatene e cozze. Io le ho sempre chiamate così. E io invece patate, riso e cozze. Ma comunque non è una regola fissa. È essenziale che siano fatti bene, allora, e senza malingen. Se tu calcoli che si fa lo strato di patate, si mettono le cozze e poi si mette il riso, si dovrebbe dire
patate, cozze e riso. Patate, cozze, perché quello è il modo di prepararlo. Però ognuno poi lo dice come vuole. L'importante è che sono buone. Certo. Alla fine quella è la verità. Comunque io cucino di tutto. Beh, e tu invece? Per esempio io, scusami, quando ho lavorato, perché ho lavorato in una rosticceria come preparatrice, facevo per tutto il weekend, preparavo durante la settimana che poi andavano nei battitori, 300, 400, 500 panzerotti di tutti i gusti. Io amo proprio cucinare. Tu invece che rapporti hai con la cucina? No. Con la cucina io ho un buon rapporto. No, c'ho un buon rapporto, la verità. E mangio. Ma hai visto? No, ma il discorso sai qual è? Che non mi piace sapere quello che devo mangiare. Non ti piace sapere quello che devi mangiare? No, mangio tutto quello che mi preparano. Cioè, anche è bello che arrivi a tavola, quello arrivi che trovi. Oh, che bello, che cosa ho trovato, perché mangio veramente di tutto. Sai cucinare? Sì, c'è stato un periodo che ho cucinato io per me e quindi ho imparato a cucinare, sono capace di cucinare. Ragù, il ragù alla, però che un ragù alla Becerra. Adoro ragù alla Becerra, con la rosa sotto. Con la rosellina sotto. Con la rosa. E poi il mio ragù deve stare almeno 3 o 4 ore sul fuoco, a fuoco lento. Idem. Non vi potete dare la mano. Ci fanno, ma scusa, ce l'avete. Guarda, guarda. Siamo congiunti? Siamo congiunti. È mio mia padre, figlia. Diciamo. È vero, ricordiamo. Guarda, manco la bocca. Che cosa c'è? Ma sei tuo padre? No, tu sei in possesso di... Va bene. Beh, io avevo imparato a fare... Tieni, Franco, spruzzi un po' sulle mani. Spruzzi, a posto, a posto. Oh, aspetta, vediamo un po' che cosa... E questo Mirko, mi vizia. Che così Mirko. Ci stai viziando. No. Una caratteristica del vincotto. È un assaggio di quello che noi riusciamo a fare. Allora, dici. Noi siamo l'alternativa al classico, al solito. Sì. Quindi adesso si esce, si va solo in pizzeria, al sushi o al ristorante. Da noi invece puoi spiluccare e mangiare dalla A alla Z. Abbiamo la mamma in cucina che prepara i prodotti tipici pugliesi, sì. Mio fratello lo chef che prepara dei prodotti dei primi espressi, che salutiamo, Tommy. Sì, Thomas. Dei primi espressi fatti un po' più con appunto mentre lui freca magari stavi fermo con appunto la nota della salumeria, tipo la carbonara con il vero guanciale, insomma tutti questi prodotti qua che si fanno al momento. Mentre questo è un tagliere che viene dal mio reparto, dalla salumeria. Perché ricordiamo quello che tu sei il signor anche... Franco sta mangiando, perdonami se ti ho detto la parola. Sì. Era un prosciutto crudo di maialino massaggiato. Questo a me piace la thailandese fa il massaggio. Sì, c'è il massaggio thailandese con finale. Mettiti qua, scusa, no, ti prende. No, se no non rimane più. Si prende tutto, si prende. Vabbè, quindi pancetta. È un'alternativa, questa. Esatto, sì. Quindi continua. No, vabbè, ragazzi. E l'affettato e mangiato. Va bene, allora. Va bene. Lo volevo appoggiare. Tiro qua, scusami, grazie. Mettilo qua, per piacere. Ecco. Tu sei presente, io parlo sempre col mio regista che... Grazie. Quando ci sovrapponiamo, sembrano dei ragazzini, sai, glielo dici 50 volte, manco per. Vabbè, non fa nulla. È live, è una diretta falsa. Senti, questo. Oh, ma ti rendi conto di quello che è questo? Te lo stavi tagliando tutto, te lo stavi. Daglielo. Prima che io ho preso di questo uno. È buono. Uno di tutti, va per bene. Per assaggiare. Io non mi chiamo Franco De Giglio. La mortadella, ma la mangio pure la mortadella. Prego, ecco. Sparisce tutto. Senti, Chicca. Prima hai toccato un tasto particolare, perché parlavi di rosticceria. Sì. Che è il lavoro che tu svolgevi fino a poco tempo fa come collaboratrice. Come preparatrice. Sì. Oh, perché ricordiamo... Sfatiamo sta cosa che gli artisti sono tutti ricchi e che hanno un lavoro, che vivono di rendita e che possono concedersi qualsiasi cosa. Non è così. Molto probabilmente fino a 20 anni fa
qualcosina si poteva. C'era anche. C'era ancora qualcosa, si poteva. Ma da un qualche anno a questa, diciamo, in poi. A questa parte. A questa parte, le cose sono cambiate. Quindi, che succede? Che noi, ebbene sì, noi abbiamo anche la nostra doppia attività. A volte non va bene il settore dello spettacolo e ci cimentiamo in altre cose. Non è semplice. E quindi, se posso chiedertelo. Io ho lavorato per 5 anni. Non faccio nome, in un centro commerciale, come preparatrice, e credimi, arrivavo a casa la sera che ero distrutta, perché davanti a una rosticceria pizzeria si accalcava tanta gente. Era un continuo, cioè io friggevo, preparavo a getto continuo, dalla mattina fino alle 3 che staccavo il turno. Però devo dire che l'ho fatto con passione. L'ho fatto con amore perché amo, ripeto, amo cucinare. Preparavo anche i primi, i secondi, gli antipasti, i contorni, solo il sabato e la domenica. E arrivavo a casa distrutta, però sapevo che mi ero guadagnata la mia giornata per vivere. Guadagnata? Sì. Per vivere. Ma nel vero senso della parola me la sono guadagnata. Senza rubare nulla. Nulla, nessuno. Io voglio dire a quella persona che un giorno mi incontrò, scusami se sì, te lo... Sì, vai, tranquillo. Mi incontrò e mi disse... Sai chi ho trovato in quel posto, per piedi, per eccetera, eccetera? Chi lavorava come... Chi? Chicca della Very Strong Family. E quindi? No, è che... E quindi? Cioè, che cosa ha fatto di male? Non ho capito. Ho tolto il posto a qualcuno. Ha tolto perché il posto ho a qualcuno? Soldi. E perché aveva i soldi? Ma, cioè, sta cosa la dovete finire. La dovete finire. Io posso vendere... Non mi nascondo, io faccio oltre che il presentatore, sono anche un rappresentante di altro, agente di altro. Quindi, qual è il problema? Noi dalla mattina alla sera prendiamo la valigia, ci incamminiamo. Se non va bene una cosa, bisogna fare l'altra. Anzi, bisogna apprezzare chi riesce in un momento così particolare a fare tante cose. E io, credimi, la cosa di cui sono contenta, che vado a testa alta, non devo dire grazie a nessuno, le mie braccia me lo consentono, finché le forze me lo consentiranno andrò avanti così, ma a testa alta, Vito. Non ho niente di cui vergognarmi, non ho brava, niente di cui... Brava, io brava. Sto bene così. Brava. E quando incontro la gente mi piace dialogare, scherzare, ridere, essere seri al momento quando c'è da essere seri, dare la mia opinione su situazioni di un certo spessore. Dopodiché vado avanti per la mia strada, perché a me, del parere della gente, scusatemi, ma non me ne è mai fregato niente. Io invece, sai che cosa c'ho? Devo ringraziare il Signore. Veramente. Io scusami, Franco, ma ho visto una cosa. Guarda che cosa sei. Se l'hai messo tutto davanti. Cioè, no, vabbè. Questo piano piano. Mi deve togliere le chieche. Piano piano, chi va a stare? Mi devo togliere le chieche perché io devo ringraziare, come dicevo prima, i miei 20 anni di servizio all'AMTAP come autista. Quello mi ha dato la possibilità di avere una piccola pensione, poi c'è un fuoco a mezz'aria a casa. E lo appiccio il fuoco e ci riesco a me pure macare un niente. E grazie a Dio. Perché in questo momento, se non avessi avuto questo ben di Dio avanti, veramente devo ringraziare il vincotto che me l'ha messo davanti e guai a chi me lo toglie. Mirko, dove sta? Il primo che me l'ha messo, do una mazza di frutti. Ma non ti fermo, perché mo addormi, ti metto, papà. Mirko! Mirko, vieni qua, Nadia, qui. Mi delucidi sui formaggi? Aspetta. Sì, hai dimenticato i formaggi. Perché sei? Stavo provando a descrivere. Sì, no, ma... ecco, aspetta. No, tu fai. Ah, posso andare? Fai. Questa è la vendresca. La vendresca. Che senti, io papà, il crudo te lo sei freccato tutto? Il crudo tutto? Sì. Me ne faccio ancora. Sì. Allora, i formaggi. Questi qui sono, questo è un bergamino fatto con latte di bufala, preso da San Giovanni Rotondo, c'è un piccolo allevamento, però lo producono a Bergamo, lo chiamano bergamino, ha la crosta edibile, la crosta fiorita, tipo quella del camoscio d'oro per intenderci, commestibile. Non è per me. E questo, il secondo è stagionato nelle grotte di Putignano, è proprio pugliese e viene appunto, si vede dalla buccia, viene stagionato nelle grotte. Ma c'è farinella? No. Vabbè, dopo di questa mi uccido. E questo invece, rimane giullare lei. Questo invece
è un pecorino con tartufo, scale di tartufo. Ah, ecco. Bene. Beh, papà, qui ci vai tu. Vengo da questo lato. Va bene. No, che volevo... Vito, ma prendi. È stato inquadrato? Io non lo so se è stato... Ha calpestato di tutto di più, giusto? Vito, prendi. Magari l'ho assaggiato, poi magari tu spiegherai che... Va bene. Io mi accontento. Io non ci sto capendo più nulla. Il maialino massaggiato. Ecco. La thailandese. Tra lei che magna, lui che magna, io che magna. Allora, datemi la 1, datemi la 2, datemi la 3, ditemi dove. Il maialino massaggiato, c'è una thailandese. Piano piano sul culetto gli fai i massaggini e poi esce questa delizia buonissima. Questa è una delizia, lo so che lo è. Purtroppo è finito il tempo. Ma noi vabbè, noi rimaniamo a mangiare, non c'è problema. È finito il tempo, ragazzi, devo salutarvi. Tale padre, tale figlia, tu hai visto? Un po' di miro, me lo dai? Io un po' di miro, Garbano. Te devo pulverizzare. Già festai, ecco. Scusa, Vito. Cioè, io vi saluto, vi ringrazio. Ringrazio Franco De Giglio, Chicca Frisini per essere intervenuti a questa nuova puntata del Piatto Servito. Noi ci vediamo in giro, non si sa dove, ma noi, vi assicuro, anzi, lo faremo. Torneremo qui al Vincotto, perché ci è piaciuto un sacco. No, ma dovete tornare per forza, perché certo. Veramente è di prima qualità. Sì. Doc, come okay, si dice? Io, così, okay. Come si fa a Bari? Queste me li porto via, me li porto. No, Noi rimaniamo, lui se ne va. Ci vediamo. Il grana! Ciao.